causa Covid abbiamo dovuto farlo in un mese e mezzo. Quindi scusateci se qualcosa magari non è andato bene, ma noi ci abbiamo messo tutto il nostro... Grazie. Questi applausi io li rivolgo a tutto lo staff, a tutti i dirigenti che da un mese e mezzo, giorno e notte, sono dietro a organizzare per cercare di farvi stare al meglio nella nostra città. Il trofeo internazionale di pallacanestro Guido Guidelli è tornato finalmente in presenza dopo 2 anni di stop dovuti al Covid. 32 squadre, 500 atleti coinvolti e 64 partite in 7 palazzetti della provincia di Arezzo. Poi la premiazione per tutti i partecipanti, perché questo è il vero valore dello sport all'interno del Palaestra di Arezzo. Hai detto bene, l'emozione di rivedere un palazzetto pieno di persone è la cosa più bella. E più che altro è vedere questi ragazzi che tutti gli anni, tutti quelli che vengono, impazziscono per questa forma di premiazione. Non c'era niente di scontato, avete organizzato tutto a differenza degli anni passati in un poco più di un mese, quindi un ringraziamento alla sua squadra, insomma. Sì, senza il mio staff e tutti i dirigenti, penso questa cosa non ti do dei numeri soltanto, eravamo tutti collegati con un nostro portale, tutti i campi collegati in tempo rapido. E in un minuto sapevamo già chi aveva vinto, chi aveva perso e dove andavano a giocare la partita successiva. Veramente uno staff di alto livello, quindi grazie a tutta la dirigenza SBA. Tanti gli ospiti istituzionali che hanno premiato i ragazzi. Dall'assessore allo sport del Comune di Arezzo, Federico Scapecchi, al presidente del Centro Sportivo Italiano, Lorenzo Bernardini, che quest'anno è stato anche partner della manifestazione per quello che concerne gli arbitri e gli ufficiali di campo, al presidente del CONI, Alberto Melis, e ancora all'amministratore delegato del main sponsor Amen, Giovanni Licastro, che ha premiato anche il pivot della nazionale. Guarda, sinceramente era un pezzo che non mi emozionavo su un palco, insomma, e quando è venuto Amedeo Tessitori, insomma, il pivot della nazionale italiana pallacanestro, sinceramente un attimino mi è venuto il groppo alla gola, come si dice, perché per me è inaspettato poter pensare che una città come Arezzo, che ovviamente non è né Siena e né Montecatini, avere in un torneo pur importante come il nostro, ma un giocatore della nazionale di quel talento, per me è stato un colpo al cuore. E quindi quando Umberto Vezzosi mi ha detto avrebbe portato il suo pupillo, perché è una scoperta del nostro Vezzosi, sono veramente rimasto. E poi l'umiltà con la quale è venuto, perché era a Bologna, si allenava, ha finito, è venuto qua e domattina si riallena. Quindi sono molto contento di essere qua, perché comunque si può dire che il mio viaggio nel basket è partito da qua, grazie anche a Umberto e tutto quanto. È vero che ci sono i giocatori, devono lavorare, però anche grazie agli allenatori bravi come Umberto che noi possiamo fare del nostro meglio e usare le nostre potenzialità al 100%. Grazie a lui io sono riuscito a entrare nel mondo del basket, anche perché prima non sapevo cosa fosse. E grazie a lui sono riuscito a esaudire i miei sogni, arrivare a giocare ad alti livelli e tutto quanto. Quindi sono veramente contento di essere qua e niente, vi auguro il meglio possibile, spero per voi nella migliore carriera. Non era niente di scontato, anche perché venivamo da 2 anni di Covid. Voi come società avete però sempre creduto in questo sport, ora al di là ovviamente di questo torneo, ma avete davvero stretto i denti? Direi di sì, perché poi nel periodo brutto ci siamo sempre rimasti in contatto con i ragazzi e questa cosa a lungo ha ripagato tanto, perché oggi ti do questa notizia nuova, oggi abbiamo superato i numeri dei ragazzi iscritti al basket molto più del pre-Covid, stiamo sfiorando i 400 iscritti, è un numero impressionante per uno sport come la pallacanestro d'Arezzo.